Fine. Prego. Sindaco, però breve la replica perché l'assessore di Gregorio non lo è stato breve. No, io volevo soltanto fare due precisazioni in risposta al consigliere Lima e al consigliere di Lernia. Consigliere Lima, Bisceglie, noi non abbiamo nulla contro nessun comune, né per ragioni politiche né per altro tipo di ragioni. Quindi, fondamentalmente, è chiaro che con il comune di Bisceglie c'è una maggior cooperazione, collaborazione. Del resto, l'ufficio di piano Trani Bisceglie non l'ha istituito questa amministrazione. E quindi è evidente che collaboriamo in progetti comuni giornalmente, mi sembra. Peraltro devo dire la verità, ci è stato chiesto dal comune di Bisceglie, quindi a me ha fatto anche piacere che un comune è venuto da noi e ci ha chiesto ci volete insieme a noi fare qualcosa. Quindi mi sembrava anche un garbo istituzionale dire di sì, visto che nessun altro me lo ha chiesto. Voi perché c'era qualcuno che pensava di allargare a un numero maggiore di comuni, voi perché c'era qualcuno che invece non ha fatto niente. Rispondo invece al consigliere di Lernia. Sì, è chiaro che noi almeno su questo progetto abbiamo coinvolto soprattutto l'ufficio tecnico del Comune di Bisceglie piuttosto che il nostro. Ma vede, consigliere, questo non è una cessione di sovranità, anzi, è una strategia nel sapersi concentrare sulle cose per portarle al termine. E obiettivamente, a volte, quando si parte dal presupposto che non possiamo fare tutto, perché chi vuole fare tutto non fa mai niente. E la storia di questa città lo ha insegnato a tanti, preferiamo concentrarci sulle cose e portare a casa degli obiettivi e dei risultati. È evidente che non possiamo non considerare che per i prossimi periodi l'ufficio tecnico del Comune di Trani avrà un gran bel da fare, perché il finanziamento delle periferie porteranno 6 milioni di euro, che sono 6 milioni di euro di progettazioni, che dovranno chiaramente adesso essere istruite, portate avanti nella fase esecutiva. Quindi è evidente che rispetto a un progetto che è di 300.000 euro, detto onestamente, se dovevamo fare una scelta, abbiamo fatto una scelta di concentrarci su questo, perché chiaramente, pur non perdendola questa, ma è chiaro che abbiamo sfruttato, tra virgolette, l'ausilio di un altro comune, di un altro ufficio tecnico per concentrarci sul nostro. Ed è chiaro che il nostro è un progetto molto importante, anche perché nei 6 milioni di euro ci sono un importo anche cospicuo per la mobilità e quindi per le piste ciclabili di quella zona periferica. Quindi si muove, addirittura duplichiamo l'intervento. Anzi, ora che è stata pubblicata la graduatoria, per noi c'è maggior vanto e deve essere per tutti noi, perché in questo momento rappresentiamo tutti la città, senza maggioranze e opposizioni, perché addirittura ci siamo collocati all'ottavo posto di una graduatoria fatta di 120 tra province e città, aree metropolitane. Su 120 noi siamo gli ottavi su 22 che sono stati scelti in graduatoria. Siamo davanti alla città metropolitana di Milano, a Bologna, Firenze, Roma, Napoli. Non si può sentire. Spero che non sia venuta nella registrazione. Le abbiamo praticamente superate quasi tutte. Solo Bari non ci ha superato, ma il Mondecaro comunque con l'Anci, diciamo, che si è saputo barcamenare. Quindi è chiaro che su questo progetto dobbiamo impiegare tutte le nostre risorse. Quelle sono, non è che ce le possiamo costruire in un attimo. Quindi abbiamo preferito non perdere neanche quest'altra possibilità, ci stiamo buttando su tutti i finanziamenti possibili, quindi assolutamente non la legga come una cessione di sovranità. Un'ultima annotazione, mi sembrava giusto doverlo riferire, visto che lo stiamo facendo in questo momento, prima al Consiglio, prima ancora che io emetta l'ordinanza, emettendo l'ordinanza di chiusura delle scuole. Ho sentito già il COC che sto riunendo, abbiamo deciso di chiudere le scuole per la giornata di domani. Non ho ancora firmato l'ordinanza, ma volevo preannunciarvela come un garbo istituzionale. Contestualmente sto anche sospendendo il mercato settimanale perché ritengo che non si possano tenere le scuole aperte e il mercato settimanale poi regolarmente in funzione. L'ultimo bollettino meteo non mi dice, l'ultimo bollettino meteo ci dice che domani comunque sarà una giornata particolarmente nevosa, quindi abbiamo pensato che almeno per domani, anche sulla falsariga di quello che abbiamo concordato tutti i sindaci, diciamo, di tutta la zona, tutti quanti le stiamo chiudendo. Grazie. Grazie a chi